Riprendiamo da questo mese di settembre con una carrellata di detersivi e prodotti per il corpo Eurospin. Molti di questi prodotti io non li conoscevo ancora e li ho provati in questo periodo, durante quest'estate, quindi me ne parlo molto ma molto piacevolmente. Quindi mandiamo la sigla e cominciamo. Benvenuti o bentornati a casa di Mari. Io sono Mari, nel mio canale troverete tantissimi video dedicati alla casa a 360 gradi e al mondo della donna. Quindi, se questi argomenti vi interessano, io vi invito ad iscrivervi a questo meraviglioso canale. Questo mese ne vedremo veramente delle belle. Ho già fatto una sorta di programmino mensile e veramente ci sono delle novità, farò tante recensioni, vi farò conoscere dei prodotti che ho provato, sia acquistati da me che in collaborazione con delle aziende. Comunque saprete sempre se sono collaborazioni o sono prodotti provati da me, acquistati personalmente. Ma poi parleremo anche di tante cose, tante idee da fare a settembre, arredamento, home therapy, che è una cosa che mi sta veramente tanto a cuore, e quindi, insomma, ragazzi, ne vedremo veramente delle belle, quindi vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale, ma a seguirmi anche su Instagram con il nome A Casa di Mari Official. Ok, iniziamo questo video. Già mi sono persa in chiacchiere, ma per chi mi conosce già lo sapete che a me piace chiacchierare e questo è comunque il mood del mio canale, stare insieme piacevolmente e chiacchierare. Allora, iniziamo. Voglio iniziare proprio dai prodotti che non conoscevo e che ho provato quest'estate e che fanno tutti parte della linea Amo Essere Eco del Dexal. Questi qua sono tutti prodotti con un'attenzione in più per l'ambiente. Già il fatto stesso che sono stati prodotti con una confezione in plastica, ma utilizzando meno plastica rispetto al classico flacone, già è una cosa veramente incredibile, incredibile. Insomma, è una cosa alla quale comunque bisogna fare un piccolo applauso con il 30% di plastica riciclata. Questo qua è un prodotto concentrato per i piatti. Devo dire che mi sto trovando bene, anche se io preferisco il classico svelto, diciamocela tutta, ma qua dentro siamo per Eurospin. Quindi, se di Eurospin dobbiamo parlare, vi dico che questo prodotto mi sta piacendo tanto. Poi, fra l'altro, essendo una confezione maxi, ho la possibilità poi di farmi il refill più volte durante le varie settimane, i vari mesi, insomma. Un altro prodotto che mi è piaciuto veramente tanto è questo prodotto per i vetri, per pulire i vetri. Fantastico, ragazzi, veramente fantastico. Fatemi sapere se l'avete provato anche voi, perché sono sempre molto curiosa di conoscere il vostro parere e di confrontarci su queste cose. Quindi fatemi sapere se questo prodotto vi è piaciuto e se c'è un altro prodotto sempre di Eurospin per i vetri che voi gradite di più, così magari poi ci confrontiamo. Io li ho provati quasi tutti, devo dirvi la verità. Voi lo sapete che io compro spesso i detersivi da Eurospin. Un altro prodotto che mi è piaciuto veramente tanto e sono contenta di averlo provato è questo detersivo per la lavatrice al profumo di lavanda. È buono, veramente buono. Ha un profumo molto delicato. Devo dire che non si sente poi nei capi perché alla fine poi utilizzo l'ammorbidente. Però, ragazzi, mi piace tanto e lo sto usando anche per lavare a mano. Ecco, quando lavo a mano lo sento un po' di più, forse perché ovviamente ne uso di più perché poi mi scappa, io non mi metto lì a dosare. Ne metto un pochettino nel tappetto e lo verso nella bacinella. Mi piace veramente tanto. Questo flacone è composto dal 50% di plastica riciclata. Certo, ognuno fa del suo meglio per cercare di rispettare l'ambiente e devo dire che Eurospin finalmente si sta avvicinando, ma già è da un bel po' di tempo che ci sono questi prodotti da Eurospin. Invece un prodotto che non è eco, quella era la parentesi eco di Eurospin, un prodotto che mi piace veramente tanto è questo Genio Più
Mi è piaciuto veramente tanto il classico con aceto di mele biologico, Donis Tenerelli, che saluto Cristina, che ne parlava sempre tanto bene ed io questo prodotto l'ho voluto provare anche grazie ai suoi consigli, anche se già avevo utilizzato questi prodotti all'aceto di Eurospin, l'ho voluto provare sull'acciaio, sulla cappa della cucina. Io non ho moltissime superfici in acciaio in cucina. Però mi è piaciuto veramente tanto ed è molto sgrassante e lucidante ed io lo utilizzo anche per sgrassare il piano della cucina, il tavolo, insomma, lo utilizzo per tante cose, anche per il lavello, mi piace veramente tanto. Non ha un grandissimo potere disincrostante, questo sì, però sgrassa veramente molto. Sappiamo le proprietà dell'aceto di mele quali sono. Un prodotto che toglie i brutti odori, lucida e sgrassa in profondità, quindi comunque questa è una grandissima garanzia di pulizia e di lucidità. Poi una promozione, super promozione la devo dare a questi panni lavasciuga. Ragazzi, da quando li ho scoperti per caso, perché ce li aveva mia mamma, me ne sono letteralmente innamorata. Ho abbandonato per sempre finalmente quelle bruttissime spugne in microfibra che veramente ultimamente non mi piacevano più di Eurospin perché erano più grandi del solito, hanno cambiato proprio il formato e per quanto mi riguarda, per la mia personale esperienza o per le mie manine piccoline, quelle erano troppo grandi e rimanevano bagnate, troppo troppo bagnate. Queste invece, ragazzi, si assorbono bene, si consumano prima delle microfibre, ma chi se ne frega perché sono veramente veramente ottime, si bagnano, diventano molto morbide e diventano piccoline nelle mani. Come, io non so come dirvi, per me sono molto più pratiche. Ve le apro per farvi vedere. Scusatemi se sentite questo rumore. Ecco qua, guardate, diventano grandi così. Ovviamente bagnate sono, poi diventano un po' più piccoline, sono proprio molto, ma molto fine come spessore e c'è una piccola puntinatura leggermente argentata, diciamo. Veramente, ragazzi, io se devo dare un voto alle bagnasciuga di Eurospin, questa prende il 10 per me. Veramente. Un altro prodotto che ho comprato anche un po' fashion perché ci sono anche vari colori, possiamo scegliere anche varie colorazioni, sono questi piumini per spolverare, quelli che si mettono nel classico pannetto simil Swiffer, diciamo. Queste qua sono delle ricariche per il piumino catturapolvere. Vi faccio vedere esattamente il colore, guardate, si trovano qua dentro questa busta e ce ne sono 10. Apriamone uno insieme così ve lo faccio vedere, anche se non è che ci sia bisogno di tutta questa dimostrazione, però insomma questo è, vedete, questo è il panno in microfibra cattura polvere, poi si inserisce qua il pannetto e questo ha una buona resa, devo dire, anche se ovviamente gli originali sono sempre gli originali. Però ci si può accontentare, mi piace, mi piace, mi piace e l'ho ricomprato. Poi un altro prodotto che ho acquistato è questo qui, l'ho acquistato quest'estate perché sono stata invasa dalle formiche in cucina e non se ne andavano in nessun modo. Al che ho detto, oh, vabbè, ragazzi, non avendo capito sinceramente da dove arrivassero queste formiche, sebbene abbia seguito il percorso, ho deciso di comprare il veleno e farla finita una volta per tutte. Quindi ho comprato questo qua e vi devo dire che non c'è stato bisogno di riutilizzarlo più di una volta. Le formiche sono scomparse, ahimè, sono morte, ma insomma, bisogna cercare di vivere in un ambiente pulito in cucina. Mi dispiace per i vegani che stanno seguendo questo video che mi sto vergognando io stessa, però ragazzi, che bisogna fare quando ci sono tante formiche? Mica si devono mettere tutte quante nella paletta e buttare nella terra.
Comunque, andiamo avanti. Una cosa che mi piace sempre comprare è la candeggina spray. Questa candeggina spray della Dexal è leggermente gelosa, sbiancante. Io la utilizzo per pulire il bagno. La utilizzo per pulire sia il lavello, la lavanderia, il bidet, il sanitario. E poi la spruzzo ogni giorno nel WC, la lascio agire un pochettino e poi tiro l'acqua. Insomma, questa è, diciamo, una cosa che faccio giornalmente. Un'altra cosa invece che a me è piaciuta tanto, però bisogna usarla veramente con parsimonia, sono questi prodotti della Coccolatevi che ci sono veramente ogni tanto, non sono sempre. Questo qua in particolare è al profumo di talco. C'è anche, se non mi sbaglio, un profumo fruttato, fruttato fiorato e poi forse c'è il muschio bianco. A me il muschio bianco non piace, non mi è mai piaciuto. Il talco invece mi piace tantissimo. Di questo però, ragazzi, bisogna usarne veramente pochissimo perché questo qua è un detergente multisuperficie igienizzante 10 in 1. E proprio bisogna spruzzarne poco. Già ho aperto il tappeto e c'è un profumo incredibile. Vi dico, quali sono le 10 utilità, i 10 utilizzi di questo prodotto. Deo ambienti, perché in effetti fa un profumo incredibile in tutta la casa poi. Deo auto, quindi si può spruzzare anche in auto. Deo vetri e superfici dure, elimina odori dalle calzature. Deo tessuti, elimina odori. Deo tende e divani, elimina odori animali, deo armadi e in più igienizza perché c'è anche un igienizzante dentro. Quindi sostanzialmente è un prodotto deodorante. Io solitamente lo spruzzo, per esempio, dentro uno spruzzino e lo utilizzo per pulire, insomma, per deodorare le tende, il divano, il tappeto. Ecco, lo utilizzo per questo. Veramente molto difficilmente lo utilizzo puro così. Preferisco diluirlo perché veramente il profumo è molto, ma molto intenso. L'ultimo detersivo, che poi sì, è un detergente, sono queste salviettine detergenti che io trovo molto molto utili perché io me le porto nella mia borsetta quando vado a cantare. Quando vado io a cantare, dovete sapere che io mi monto e mi smonto tutta la mia amplificazione, quindi tutti i fili che poi vanno a terra, la maggior parte delle volte, anche se non sempre, si sporcano, quindi non sempre, ma magari una volta ogni tanto, quando sono proprio veramente zuppi, veramente sporchi, o se piove o casca, per esempio, una bibita sopra i fili, eccetera, eccetera, io li pulisco con queste salviettine igienizzanti e mi trovo veramente bene. A parte che le porto sempre quando esco, quando vado in montagna con i bambini, servono sempre delle salviettine igienizzanti e io queste qua veramente le uso sempre, le uso da tanto tempo e mi trovo molto bene. A volte le uso anche per pulire in casa velocemente, perché hanno già il prodotto dentro e quindi se mi serve una cosa veloce me le ritrovo dietro, insomma, me le ritrovo davanti, utilizzo queste e sono molto pratiche. Voglio terminare invece con dei prodotti per il corpo che ho acquistato e che meritano perché fanno parte di una linea temporanea di Eurospin. Spero che però Eurospin si passa una mano sulla coscienza e decida di farli più spesso. Questi sono i prodotti che ho trovato ultimamente, che sono i prodotti a zero impatto ambientale. Questo qua è un bagnoschiuma al tè e al cocco con il 95% di origine naturale. Il profumo è veramente molto buono, mi è piaciuto, è delicato, è molto bello. Come vedete, non si sono impegnati neanche per fare delle etichette, delle cose, perché hanno preferito utilizzare questo cotone e questa carta riciclata anche per il talloncino, diciamo, con gli ingredienti scritti. È veramente molto bello ed è una formula testata dermatologicamente con il 95% di ingredienti di origine naturale. Il restante 5% provente da materie prime sicure e testate
al fine di garantire la sensorialità e la conservazione del prodotto in ballo 100% riciclato. Quindi, ragazzi, questo è veramente un bel prodotto che merita, e secondo me Eurospin dovrebbe cercare di portare queste linee così attente all'ambiente e al nostro corpo più spesso, magari in una linea più duratura nel tempo. Di questa linea qua c'erano anche altri prodotti, c'erano anche, se non mi sbaglio, lo shampoo, anche con altre profumazioni, ma io ho trovato solo questa e l'ho voluta prendere di corsa per provarla, perché sono veramente curiosa. Ancora la devo provare, quindi molto probabilmente la troverete nei prodotti finiti. Un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo è questo qua, le saponerie, che è un prodotto artigianale siciliano, non artigianale, ma è un prodotto siciliano di una saponeria, una fabbrica di Santa Venerina. Io la conosco questa linea perché la vende la mia amica, la Via Rose, la mia amica Elisa, e molto presto magari vado a prendere qualcosa anche da lei di questa linea qua, perché lei ne ha tantissime profumazioni, anche più selezionate rispetto i punti vendita classici. Questo qua, ragazzi, io l'ho odorato e me ne sono innamorata, perché questo qua è pistacchio e mandorla. Pistacchio e fiori di mandorlo, ragazzi, mi sembra di avere un panetto tipo un torroncino in mano, un torroncino siciliano in mano, ma buonissimo, veramente un profumo veramente buono. Penultimo prodotto è questo shampoo Detox Natural Purifica, che sinceramente non mi è piaciuto tantissimo. Pulisce a fondo il cuoio capelluto, però per quanto mi riguarda secca troppo il capello. Non mi è piaciuto per questo. Fatemi sapere se anche voi avete provato questo shampoo e avete avuto la stessa impressione. Un'altra cosa, ed è l'ultima, e con questo vi saluto. Questo qui è il mio deodorante preferito del periodo. Questo qua è delicato ed è veramente buonissimo, molto profumato, asciuttissimo. Sembra quasi che non funzioni, ma in realtà funziona veramente bene. È un deter Deo Stick. È un Deo Stick neutro, 48 ore, con il 0% di alcol all'olio di avocado, ed è unisex. In effetti, il suo profumo fresco, io, ragazzi, quando lo uso certe volte me lo metto proprio tutto addosso, perché ha un profumo veramente molto fresco e gradevole. Ed è veramente unisex, lo usa anche mio marito. Cioè, io l'ho messo nella mano diverse volte, ci passo il dito, cioè passando le dita anche al tatto, è completamente asciutto. È veramente fantastico. Io mi sono trovata benissimo con questo prodotto. Ci sono anche diverse tipologie, diversi formati, ma a me piace moltissimo lo stick così. Ok, ragazzi, allora, questo era tutto. Penso di aver iniziato questo mese di settembre con questo video lunghissimo, e credo di avervi fatto piacevolmente compagnia. Vi ringrazio per avermi seguita finalmente in questo nuovo video di settembre. Ci vedremo molto presto per delle recensioni interessanti, veramente di prodotti veramente utili a tutti, specialmente in casa, ovviamente, e di ottima qualità. Adesso io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video, e nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale. Ma adesso è tutto, vi saluto e alla prossima!